Sabato 15 giugno si festeggia Santa Germana e San Vito. Oggi è la giornata mondiale del vento. Il proverbio del giorno è: quando piove il giorno di San Vito, il prodotto dell'uva va sempre fallito. Ed ora l'oroscopo della Sibilla. Ariete, il vostro inarrestabile desiderio di novità troverà sfogo in una interessante occasione in ambito sociale che non vi lascerete scappare di certo. Occupatevi però anche delle questioni economiche e seguite con più oculatezza le vostre finanze. Toro, il trigono di terra tra la Luna e Plutone vi sarà utilissimo per mettere a frutto le vostre qualità progettuali. Ottimo il riscontro economico. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività creative. Gemelli, la Luna vi rema contro, interferendo sul vostro umore. In compenso però avrete modo di riscoprire il valore ineguagliabile della vera amicizia. Possibili disguidi sul lavoro, non trascurate i dettagli, cercate di essere più precisi e puntuali. Cancro, grazie alla serenità e al vostro equilibrio, la vita professionale prende un andamento più vivace e vi consente di superare ogni ostacolo. Potete sciogliere quei nodi che da tempo vi tenevano in una posizione di scomoda incertezza. Leone, l'aria di libertà e di cambiamento in amore. Se avete il cuore libero, potrete seguire i vostri desideri e vivere intensamente le emozioni. Concedetevi delle pause, alternate momenti di impegno e dedizione ad altri di svago e riposo. Vergine, non abbiate paura di mettervi in gioco, magari con investimenti che a lungo termine si riveleranno vantaggiosi. Saturno sostiene i vostri progetti. Un monito giunge da Nettuno e Marte. Dovreste gestire meglio le energie se non volete andare in riserva. Bilancia. La vita sociale è ricca e movimentata. Frequenterete persone di vari ambienti e estrazioni sociali, imparando un po' da ognuna di loro. Stringete i cordoni della borsa, dato che in questo periodo le uscite potrebbero superare le entrate. Scorpione. Dopo il lavoro dovrete impegnarvi a risolvere certe questioni personali. In serata sarà necessario un chiarimento con una persona cara. Sarete tranquilli sul fronte economico, potrete concludere ottimi affari e sistemare conti in sospeso. Sagittario, non fatevi influenzare dall'orgoglio personale, dovete imparare a mostrarvi più umili di fronte a chi sicuramente vanta un'esperienza consolidata. Cercate di dominare quell'esuberanza che a volte vi spinge a commettere errori di valutazione. Capricorno, Plutone nel segno riceve una sferzata di energia dal trigono della Luna. Prenderete tutto con più ottimismo ed il sorriso vi aprirà ogni porta. Mettete a frutto la vostra voglia di giocare. D'altronde, chi non tenta la fortuna non vince mai nulla. Acquario, saprete destreggiarvi abilmente in varie circostanze, sia private sia professionali. Siate realisti, non abbandonatevi alle suggestioni. In famiglia saprete trovare una linea di compromesso per non turbare l'equilibrio raggiunto. Pesci, la Luna nel segno opposto rende la giornata difficile a voi e soprattutto a chi vi è vicino. Cercate di non provocarlo per assurde illazioni. Il momento vi vede involontari protagonisti di disguidi, contrattempi cui dovrete far fronte.